le statistiche non mi entusiasmano. Le leggo, ascolto, rispetto per persone che fanno analisi di questo tipo, ma spesso i parametri non sono sempre quelli anche della realtà contemporanea che viviamo. Non ho mai pensato che Napoli anche nel momento più difficile potesse essere tra le ultime, non penso che oggi possa essere tra le prime, penso sicuramente che è una città viva, una città che sta cambiando profondamente, è una città che è invasa di turisti come non si è mai visto nella nostra città. Ieri non si poteva camminare a piedi, tant'è che noi ci dobbiamo porre il problema di come affrontare un flusso immane di persone, il che è una bella notizia per la città, per l'economia, per il lavoro, per il commercio, per l'artigianato, per l'industria, per quell'offerta turistico culturale che stiamo lanciando. Io vedo che Napoli è percepita nel mondo in modo completamente opposto rispetto a 3 anni fa. Questo per me è un dato statistico oggettivo. Poi che significa? Siamo primi, siamo decimi, siamo centesimi? Non lo so, perché se guardiamo alle emozioni che è da Napoli, io non mi sento secondo a nessuno. Ai servizi sicuramente non siamo tra i primi, alla creatività, alla passione, all'umanità siamo sicuramente tra i primi. Quindi sono sempre statistiche un po' da prendere con interesse, ma senza, insomma, appassionarsi troppo.